Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Amici appassionati di grande calcio, ben trovati da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Match di Coppa Nazionale in pari alla qualificazione al turno successivo. Si sfidano Brescia e Sassuolo. Qualificazione che passa attraverso i prossimi 90 minuti. Match che non ammette repliche, chi perde torna a casa. La differenza, oltre ai valori dei singoli in campo, potrebbe farla la tenuta nervosa delle due squadre. In queste partite l'esperienza gioca un ruolo fondamentale. La mette in area. Non si fida, spazza via di pugno. Attenzione Debussy. Attenzione il pallone lì. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. Se ne va in progressione. Ha spazio, bravo qui a smarcarsi. Crosspasso è teso, respinta col corpo. Nessun problema per l'estremo difensore. Ecco gli 11 di partenza del Sassuolo. Matteiu. Cerca di bucata per il compagno. Attenzione Debussy. Vuole il secondo palo qui. Interviene e allontana. La mette in mezzo. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Pallone che si è insaccato e il portiere non ha potuto nulla. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Davvero bella questa rete di testa realizzata liberandosi della marcatura avversaria. Ottimo senso della posizione, Pierre. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Va con il possesso palla. Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. Può scatenarsi sulla corsia. Si accentra. Non controlla, si trascina la palla fuori. Decisivo qui il pressing. Intercetta bene il passaggio e non era facile. C'era tutta la potenza in questo tiro, peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Aquino, arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. C'è spazio per la ripartenza. Scambiano bene il pallone. Lo vede. Occhio al traversone. Allontana bene il difensore. Ha spazio lungo l'out. Sembrava un'azione interessante, come non detto. Attenzione Debussy, non può sbagliare da lì. Si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Azione personale da vedere e rivedere, da vedere e rivedere. Gli hanno lasciato tempo e spazio per avanzare e concludere a rete. E lui ha fatto bene, se li ha presi tutti. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0.
Mamma mia, cosa ha fatto qui? Fanno girare palla in attesa del momento giusto. Palla consegnata agli avversari. Assuma dunque l'azione d'attacco. Può ricevere una posizione interessante. Bravo qui il difensore che allontana. C'è il tocco sulla fascia. Ottima visione di gioco qui. Può metterla da lì. Che gol! Splendida rete! E la mette. Palla in buca d'angolo, portiere che non ci arriva. Grande fiuto del gol, è riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Si allarga il divario inesorabile fra le due squadre. Sinceramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare. Il divario tra le due compagini è impressionante. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Tackle robusto. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Si giocherà ancora per 2 minuti. Servì il compagno sul secondo palo. Palla allontanata. Prosegue qui nell'avanzata. La rimette dentro. Opportunità. Ottimo l'intervento del portiere. Straordinario stacco di testa. Deviazione di testa perfetta. Nulla da fare qui per il portiere. Grande traiettoria, ci ha messo molto del suo. Esplosivo nello stacco. Non è riuscito il doppio miracolo al portiere, bravo a respingere la conclusione precedente, ma sfortunato sulla ribattuta. L'attaccante era lì, non poteva sbagliare. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Arriva il fischio finale dell'arbitro in questo primo tempo, 4-0, risultato nettissimo. Comincia il secondo tempo, complicato ovviamente il recupero, grande distanza fra le due squadre. Aquino. Obiang. Occhio al tiki-taka prolungato. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Regalano palla agli avversari. È in buona posizione, ha spazio davanti a sé. Dovrebbe andare al cross. Un tiro davvero inguardabile questo. Possesso palla per gli avversari. Può correre lungo la fascia. Obiang. Pallone invitante. Palla che spiove. La difesa spazza via il pallone. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Perdono palla banalmente. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Vediamo cosa fa ora. Può colpire da lì. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Palla giocata sugli esterni. Lo vede. Non è solo qui. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Tolian.
ottime qualità nel possesso fin qui. Buon possesso di palla. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Gran palla in mezzo, posizione ideale. Ecco il tiro, gol solo sfiorato qui. Da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. La difesa avversaria in grave difficoltà, basta guardare il numero dei tiri in porta, risultato che rischia di farsi ancora più pesante con il passare dei minuti. Non sembrano avere intenzione di fermarsi, nonostante l'ampio vantaggio. C'è spazio per andare. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Guadagna metri, cerca il traversone. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Supera l'avversario. Opportunità! Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile. E l'ha mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Bravo qui a smarcarsi. Va con il possesso palla. Tackle robusto. Palla toccata in out. Berardi. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Può contare sull'aiuto dei compagni. E c'è la presa sicura del portiere. Bjarnason. Guadagna metri. Conclusione controllata dall'estremo difensore. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Cholian. Berardi. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Tocco verticale interessante. Pallone sulla corsa. Ottima la scelta di tempo del portiere. Non gli ha dato il tempo di tirare. Aquino. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Berardi. Azione interessante questa, attenzione. Occhio al traversone. Cerca la porta. Palla ancora lì. E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro. 4-0 il risultato finale. Sono scesi in campo con un solo obiettivo.